primo giorno mi sono sentita subito accolta. Ho subito sentito un ambiente familiare. Diciamo che la condivisione ha caratterizzato tutti questi 3 anni. Ero entusiasta, nervosa allo stesso tempo, perché non sapevo cosa aspettarmi. Era un vortice di emozioni indescrivibili. Ero felice un secondo prima, il secondo dopo ero agitata. Avevo gli attimi di pianto e non capivo neanche il motivo. Il primo giorno è stato una sicurezza per me. Ero sicura di quello che volevo fare. Fin da subito ho sentito che era il posto giusto. Mi sono sentita proprio fortunata perché mi sentivo al posto giusto nel momento giusto. La prima volta che sono arrivata nel Brigio ho pianto, perché avevo capito che era il posto giusto per me per formarmi sia come danzatrice, come performer, ma soprattutto avevo capito che era il posto giusto per me per crescere. Sono arrivata che avevo avuto un periodo di stacco dalla danza. Con il passare del tempo, con anche semplicemente vivere con delle ragazze con questi cuori giganteschi che hanno e tutto l'amore che mi trasmettono ogni giorno, sono cambiata io come persona, penso, e è cambiato il mio modo di interagire con le altre persone. Mi sentivo in famiglia, cioè sembrava proprio casa mia. L'obiettivo di questo percorso è formare innanzitutto dei ballerini e degli artisti. Posso dire che il Brigio è un percorso invidiabile da moltissime realtà parallele sia in Italia che all'estero. E chiaramente il Brigio forma il danzatore da un punto di vista professionale e scolastico, ma quello che vi è di bello soprattutto è la sinergia che si crea con gli insegnanti e tra gli allievi stessi. L'attenzione che viene dedicata al singolo studente, a ciascun corpo e a ciascuna mente, è quello che secondo me è il punto forte di questo percorso. È molto bello questo, veramente. Studiamo classico tanto quanto contemporaneo, tanto quanto coreografia, improvvisazione. Sicuramente abbiamo delle ottime insegnanti, ma in particolar modo un'ottima direttrice, che oltre a pensare a farci crescere a livello formativo, secondo me è anche un percorso molto umano. Se penso alla me di 4 anni fa, ora sono tutt'altra persona. A differenza di altre realtà, ho una grande fortuna che è stata la nostra direttrice. Mi ha seguito da quando avevo 4 anni, quindi per me è come fosse una seconda mamma e è il mio punto di riferimento. Ha questa capacità di far crescere le persone allo stesso modo in 2 strade, nella strada personale e come artista, come danzatore. Ci ha accompagnato in questo ponte, in questo bridge. Ci ha fatto crescere. Questi anni nel Bridge hanno cambiato in me tantissime cose, in particolar modo il rapporto che ho con il mio corpo. Quando sono arrivata qui 3 anni fa non ero assolutamente come sono ora. Ho avuto una grande crescita, ho sperimentato tantissime emozioni e ho sviluppato un'attenzione ed una ricerca per tutto ciò che è meglio per il mio corpo e per quello di cui ho bisogno. Il Bridge, oltre a darmi gli strumenti per poter affrontare lezioni di danza o semplicemente spettacoli, coreografie, performance in giro, mi ha educato a lavorare con altre persone. Quindi mi ha dato quello strumento in più che secondo me è utilissimo per molte persone in generale, non solo a ballerini, per lavorare e vivere. Anno di audizioni, questo, dopo 4 anni di progetto, questo anno di partenze. Oh, sicuramente questo è stato l'anno più importante, nel nostro ultimo anno, e quindi
puntiamo a università e compagnie. Sono stata invitata in compagnia da The Latre Dance Company e in compagnia da Marguerite Donlon, Fabula Saltica, al Ballet Amareima Düsseldorf e ho preso un accesso diretto alla Rambert School al terzo anno all'Università di Madrid e siamo state invitate al Festival di Bremerhaven e Gießen. Ho ricevuto due borse di studio, una per la missione all'ACTS di Parigi, una prestigiosa università della danza, e per la Summer School dell'Alvin Ailey Dance School di New York. Ho superato e sono stata ammessa al secondo anno dell'Università della Danza di Amburgo, in Germania, e abbiamo poi ricevuto l'invito a due prestigiosi festival della danza, sempre in Germania, e uno nella città di Bremerhaven, uno invece nella città di Gießen. Sono stata invitata per fare l'audizione al Nederland Dance Theater in Olanda. È una delle compagnie più importanti nell'ambito della danza contemporanea in questo momento. Ho passato una settimana a Düsseldorf in compagnia Ballet Am Rhein, una settimana a Mainz da The Latre Dance Company. Ho superato la missione per il quarto anno al Pôle National de Danse di Cannes. Sono stata invitata per fare una settimana a Madrid, in università. Sono stata presa all'Università ACTS di Parigi, con borsa di studio al 50% per tutti e tre gli anni. E sono stata presa alla Northern School of Contemporary Dance in Inghilterra e anche all'Artes, università in Olanda. Sono stata inoltre invitata al Gala di Bremerhaven. Invito per audizione allo Staatsballett di Hannover in Germania, borsa di studio per una settimana al Ballett Am Rhein Düsseldorf, invito all'audizione di Nunzio Pellizzari Company di Zurigo, ammissione del primo anno e borsa di studio per l'Università delle Arti di Zurigo, ammissione per la Junior Ballet di Rossella Hightower di Cannes e ammissione alla Codarts Università di Rotterdam. Sono stata ammessa alla MOOC, un'università sulla danza a Vienna, alla CDSH, ad Amburgo. Sono stata invitata per l'audizione dell'ACTS a Parigi. Sono stata ammessa per una settimana estiva all'Alvin Ailey Dance School di New York e sono stata presa in tre università, una a Londra, alla Northern Dance School, una in Olanda, all'Artes, e una in America, alla Boston Conservatory of Dance della Berkeley. Dire che tutti questi successi ricevuti sono stati inaspettati sarebbe un po' riduttivo, nel senso che un ragazzo quando arriva qui aspira a ricevere borse di studio o comunque accessi ad istituzioni piuttosto che ad eventi della danza. Però sicuramente è un fattore che inorgoglisce moltissimo il ballerino e riuscire a ricevere certi riconoscimenti ad una giovane età soprattutto è un fattore molto importante che inorgoglisce la persona. Stefania è una coreografa, una grande coreografa e posso dire anche che è un'amica. Attiene, ha dato moltissimo con la sua creatività e la sua professionalità. L'ho seguita da quando sono diventata assessora alla cultura, 10 anni fa. Ho visto proprio un processo di maturazione sempre più profondo e sempre più intenso nel credere in quello che sono i suoi valori, in quello che lei sta facendo per il mondo della danza. Perché è una donna di una grandissima sensibilità coniugata a una grande professionalità. È un mix vincente. Il progetto The Bridge è un progetto, credo, che abbia una sua unicità in quanto coniuga una formazione a livello appunto professionistico insieme però anche a un progetto educativo, io credo.
Quindi lo vedo un progetto completo nella crescita della persona, sia dal punto di vista professionale con i propri talenti, sia dal punto di vista umano. L'ultimo giorno del bridge sarà di sicuro un mix di emozioni pazzesco. Ci sarà tanta soddisfazione nell'aver portato a termine un percorso di 3 anni. Ci sarà ovviamente tanta tristezza nel dover lasciare questa meravigliosa famiglia e ci sarà tanta curiosità per quanto riguarda quello che poi dovremo affrontare. Se sono entrata nel bridge piangendo, penso che l'ultimo giorno non potrà essere da meno, perché segnerà la fine di un percorso, chiaramente l'inizio di un altro, ma la chiusura di un capitolo che per me è stato uno dei più importanti. Oh, piangerò tantissimo il mio ultimo giorno qui. Sto già piangendo ora, cioè nel senso, pensare al mio ultimo giorno qui ho tanto. Qui lascio proprio una parte di me qui, per sempre.